Subito dopo i lavori previsti sulla piscina degli anni 70 che verrà convertita in palestra. Ecco, i tempi comunque sono. Allora, i lavori sono già in parte iniziati, no? Perché già con la nuova gestione c'è stato un rinnovo dell'atrio, della parte d'ingresso, degli spogliatoi, e su che stanno continuando. Okay? Questi lavori prevedono anche l'investimento sulla piscina convertibile e sull'arricchimento della piscina degli anni 70, con tutti i particolari, anche con i rendering, come abbiamo detto, che non sono ancora pronti, ma saranno pronti in modo tale che possano spiegarsi effettivamente e in modo molto visibile. Come sarà questo cambiamento? Funzionante, ma ha bisogno di questo adeguamento anche per renderla fruibile nel periodo invernale. Quindi, molto importante, molto intenso, con tantissime cose realizzate e con tanti progetti che devono andare a conclusione nel prossimo anno e poi continueranno nel prossimo. Di cose sono tante, abbiamo solo. È un po' brutto, ma è buono. È buono. È una prossima che Allora, tanti progetti ancora da fare, si ricandida quindi. La decisione definitiva verrà nel 2018 e i passaggi decisivi saranno due. Ovviamente con me stesso, sicuramente, ma i due passaggi decisivi sono con mia moglie e i miei figli e con tutta la coalizione, perché questa sarà una decisione che prenderemo insieme, con la coalizione e con la famiglia. Quello che sottolineiamo sempre è questo, che ciò che stiamo facendo, ciò che abbiamo già fatto, ciò che avverrà nel 2018 e il percorso in atto, è un percorso che sicuramente ha uno sparo pluriennale. Quindi è una visione di città che si sta sviluppando e si sta sviluppando con un'idea di più anni. Quindi questa è sicuramente una consapevolezza molto forte che abbiamo. La seconda consapevolezza è che questa è davvero un'esperienza, secondo me, molto significativa, non solo è in virtù delle cose che stiamo facendo e delle tante che dobbiamo ancora fare, che vogliamo ancora fare, ma anche in virtù della coalizione, del tipo di coalizione che abbiamo costruito e che sta dando dei frutti importanti, insomma. E anche questa è un'esperienza, un laboratorio politico che mi auguro che possa proseguire per il bene della città. Le cose più importanti realizzate? Ma sono davvero tante, guardate, sono davvero tante. Io vorrei citarne solo alcune. Cioè, l'inizio dell'illuminazione pubblica è davvero di grande importanza, una delle opere pubbliche più importanti. La Pista della Cava è sicuramente sotto gli occhi di tutti quanto sia bella e importante. Dopo un lungo lavoro, l'annuncio dell'inizio dei lavori per il Parco dei Monasteri, per Santa Monica, perché grazie evidentemente anche al Presidente Arvede, alla sua generosità, alla sua lungimiranza e grazie alla coesione trovata tra tutti i sistema territoriale nel sistema territoriale. Ma questo è un lavoro che corrisponde a un lavoro molto forte che sta facendo con l'università, con le imprese sulle linee di sviluppo del territorio, per sostegno alle imprese, che vuol dire giovani, che vuol dire lavoro, l'università, le imprese insieme, perché tutto questo significa giovani, lavoro e sviluppo. Sto pensando al polo tecnologico e all'appoggio al polo tecnologico, sto pensando a tutto il tema dell'agroalimentare e quello che abbiamo fatto, soldi portati su questo tema. Sto pensando a tutte le realtà legate allo sviluppo complessivo dell'università, comprese la partenza dei due corsi di laurea e il distretto culturale della Liuteria. Ma sono solo alcune delle azioni messe in atto, tra le tante, ecco, che hanno caratterizzato quest'anno, ma che hanno una continuità anche sul prossimo anno. Faccio un esempio: Palazzo Affaitati, abbiamo iniziato a I lavori sono a scavalco tra quest'anno e l'anno prossimo, anche questo rappresenta una linea di sviluppo possibile della città. Un altro esempio, l'arrivo di LGH e gli investimenti di LGH sul territorio sono già realizzati, ma saranno realizzati ulteriormente. L'anno prossimo arriverà anche A2A Smart City, un'impresa importante che consolida, che rende Cremona il terzo polo tecnologico insieme a Milano e a Brescia di A2A, che è la più grande multiutility italiana. Quindi tante cose realizzate, tante cose che
sono in continuità, poi vedranno in continuità il prossimo anno un loro compimento. Grazie.